tutti. E oggi saluto tutti, scusate che tanto tempo mi mancavo e penso io tantissimi mesi non faccio video, completamente niente, non racconto niente, magari qualcuno di miei iscritti pensano come mai io non scrivo, non scrivo niente video, non racconto niente. E purtroppo non c'era tempo di scrivere, non fare video, non fare niente perché ero purtroppo occupata, però in questo periodo io sono un pochino diventata più libera. Io posso fare video per voi, per i miei preferiti iscritti, per le persone che guardano, che interessano cose, quelle che racconto, quello che condivido con voi, mie opinioni, eccetera, altre cose interessanti. E allora oggi questo video volevo fare un poco particolare. Sì, magari ci sono tantissime ragazze magari che hanno fatto video molto simili al mio, però io vorrei aggiungere mie opinioni, mie cose personali, quello che penso io. Magari il mio video, magari io posso condividere le mie opinioni, però io spero che nessuno offende quello che dico io, quello che penso, e questa è solo la mia opinione. E allora, oggi video così e voglio raccontare 8 cose che mi mancano in Italia, 8 cose rosse, quelle che mancano in Italia. Allora, iniziamo da primo. Quello che mi manca certamente in Italia, sto vivendo in Italia certamente come sono nata in Russia e sono abituata a certe mie tradizioni, a certe cose, quelle che ho vissuto in Russia, diciamo mie cose, quelle che per esempio in italiano viene in Russia e magari mancano sulle cose italiane. E la stessa cosa tocca a me. Io volevo condividere mie opinioni. Allora, iniziamo dal primo punto. Un punto, quello che io ho scritto, quello che mi manca, è lo spazio verde. Che cosa vorrei dire spazio verde? Nel senso che, come i miei iscritti penso sanno, come io provengo da sud di Russia, da Caucaso, dove ci sono tantissime montagne, dove ci sono tantissimi grandi parchi verdi, dove ci sono tanti fiori, tantissimi prati, boschetti, boschi, e certamente questa cosa mi manca. Perché se voglio, per esempio, andare, voglio uscire, voglio fare, per esempio, picnic, non c'è veramente dove andare, dove non ci sono grandi questi parchi, non ci sono tutte queste cose, quelle che io cerco. Per esempio, quando io vissuto con i miei genitori, con mia famiglia, spesso mio padre noi portava con io, mia madre, mia nonna alle montagne per fare il picnic, per raccogliere i funghi, per raccogliere i mirtilli, per raccogliere lamponi, quelli di bosco e fragole di bosco e tantissime tante cose. Certamente anche con mia mamma andavamo a parco perché noi a mia città, Kislovodsk, abbiamo un parco molto molto grande, molto lungo, dove si può passeggiare, dopo ci sono tantissimi bar, ci sono ristoranti, cose, prati, boschetti, ovunque c'è tutte cose verdi, quelle che vuoi, c'è tantissima aria pura, c'è tanto ossigeno in aria, questa cosa che veramente in Italia che mi manca. Seconda cosa è quello che ho scritto che mi manca è mangiare russo. E certamente come tutti gli stranieri, magari quando vengono in altro paese manca sul mangiare. È la stessa cosa se italiano, per esempio, viene in Russia, all'italiano mancherà la pasta, mancherà la pizza e tantissime altre cose, magari frutti di mare, pesci e altre cose qua. È la stessa cosa mia. Mi mancano i nostri piatti russi, per esempio io sono abituata a mangiare borscht rosso, borscht verde, insalate russe, pesce quello russo che abbiamo mangiato, che noi mangiamo a nostro modo, con tantissimi sughi e salse, e sono abituata anche a questo modo. Però io dico la verità che mangiare italiano mi veramente tantissimo, mi piace tantissimo perché veramente mangiare genuino e leggero, sì, veramente non fa male al stomaco, questa cosa che per me è importante. Sarebbe certamente bello, fantastico,
se si poteva mangiare cose russe, per esempio, ci sono per esempio certe verdure, certe cose che non ci sono in Italia, quelle che cose russe, e che normalmente mi mancano. Se c'era mangiare russo, c'era mangiare italiano, tutti e due insieme era molto molto perfetto. Però e normalmente qualche cosa russa mi mancano. Però io veramente sono soddisfatta, cucina italiana veramente molto buona, squisita. E dopo quello che mi manca anche di cose russe e feste russe. Cosa volevo dire? Sì, in Italia ci sono tantissime feste, questo è vero, magari più che in Russia, però volevo una festa più importante dire, per esempio la festa di Capodanno. Per esempio Capodanno in Italia non festeggio così in modo divertente. Lo so che in Italia si festeggia, si raccogliono tutti i parenti, i genitori, figli, sue mogli e tantissime altre parenti, nonni, nonni, eccetera. Fanno mangiate, prendono spumante, cose, alle 12 come sempre e basta. Invece da noi in Russia non c'è solo Capodanno che sempre tu stai a casa, mangi, sì, c'è anche questa cosa, tu anche esci, tu fai tantissimi tanti giochi, ci sono tantissime tradizioni, quelle che mi mancano veramente, cose russe, cioè, noi abbiamo anche altra festa in calendario vecchio che si segue, che si chiama Capodanno Nuovo Vecchio, anche noi festeggiamo dopo Capodanno e questa cosa veramente mi manca. E dopo, quarta cosa che mi manca tanto tanto in Italia è estetica. Io veramente io non vorrei nessuno offendere, non voglio dire che estetiste in Italia sono scarse cose, no, però io sono abituata al mio modo, mi certe cose veramente mancano. Per esempio io veramente non so, io mia opinione diciamo personale, che io non sono soddisfatta di parrucchiere italiane, non sono soddisfatta. Perché? Perché anche estetiste e altre cose, quelli che fanno magari unghie, cose, tantissime cose. Per esempio, io vedo certamente, o c'è la moda per esempio in Italia, qua c'è la moda per esempio, che ragazze c'è la moda, capelli lunghi, ondulati, e per esempio se c'è per esempio la moda fare mesh, c'è la moda fare chatouche in questo modo, e tutti fanno la stessa cosa, lo stesso taglio, la stessa cosa, vedo tutta la stessa cosa, tante ragazze quando esco, giovani, ragazzine, donne fanno sempre la stessa cosa, non c'è questa diversità, non c'è che qualcuno veramente fa colori veramente diversi da altri, taglio molto stravagante, particolare, perché io sono una persona così che mi piace magari fare qualcosa stravagante. Infatti io in passato, quando stavo in Russia, facevo colori, i miei capelli tantissimi colori, io sono stata in rossa, io facevo anche capelli rossi, facevo colore rosso di diciamo rosso albero, avevo anche chatouche, avevo anche qua i capelli davanti tutti molto molto rosso acceso, proprio facevo colorazioni particolari, facevo tantissime altre cose, tantissime diversi tagli particolari, capelli corti, capelli lunghi, con tutti i tagli possibili, asimmetrici, simmetrici, tutto facevo, perché veramente non sono persone che mi piace molto cambiare. Io per esempio, oggi io per esempio voglio essere rossa, domani faccio capelli verdi, sì, io magari un po' esagero, magari non faccio proprio così, però mi piace tanto tanto cambiare all'improvviso. E veramente anche che cosa che mi manca, per esempio, come io se facevo colori i capelli in Russia, mi veniva molto facile, se volevo per esempio volevo fare da sola, io andavo per esempio al supermercato e ci sono tantissime scelte da colore scurissimo, da colore chiarissimo, qua non c'è questa cosa, qua che mi manca veramente, perché qua in Italia, supermercati, non c'è grande scelta queste di colori, per esempio di marca Garnier, di marca Palette, di marca L'Oréal Paris, Sios e tantissime altre marche famose. Per esempio io qualche cosa per me è difficile trovare al supermercato, per esempio se voglio comprare al supermercato, esempio solo, io come ho fatto bionda e vorrei fare più, diciamo più colore, più freddo, abbastanza freddo, io non ci riesco a trovare al supermercato colori diciamo
biondo platino cenere, biondo platino neve, biondo platino metallico, perla, non posso trovare questi colori che io vorrei vedere. E certamente vedo solo colori quelli che sono caldi, che sono scuri, quelli che non tanto mi piacciono, che non tanto mi convincono. E certamente io devo andare al negozio professionale di parrucchieri, comprare questi colori, quelli che mi più piacciono e fare quello che mi piace. Questo qua. E certamente che cosa anche non mi soddisfatto. Io, per esempio, io in Russia io ho fatto taglio così particolare che si chiama Station Steel, dove c'avevo qua tipo cappucci tipo carré, gonfi gonfi capelli e qua capelli lunghi lunghi. E qua in Italia mai visto che una ragazza ha fatto taglio di genere. Io non ho visto che ragazzi qua fanno tagli qualche particolare, stravaganti, taglio asimmetrico, carré, tanto asimmetrico, per esempio capelli corti, tipo fatti tipo, come si dice, tipo in modo strappato, ci sono cose moderne, non li vedo, tutti fanno la stessa cosa, io veramente mi annoio, mi piace cambiarsi. E questa cosa mi manca, per questo non mi tanto affido parrucchieri, perché una volta sono andata, volevo fare taglio quello che sono abituato, quello che mi piace, sì, è particolare, ma magari dicono, ah, la moda non è questa, questa ora non è in moda, ma non mi interessa quale è moda, ma mi piace così, mi piace cambiare, io posso magari fare veramente un modo strano capelli, perché mi piace. E certamente non mi hanno fatto come ho voluto io e per questo non sono convinta, per questo io mai vado da parrucchieri, se vado da persone quelle solo che conosco, altri io non mi fido, non sono convinta e anche in modo estetico cosa volevo dire, che non ci sono per esempio quelli che hanno certificato di medicina estetica, per esempio noi forse ci sono tantissime procedure su pelle, fanno punture di bellezza, fanno punture di purificazione di pelle e per esempio qua i ragazzi hanno sentito che fanno plasma lifting, per esempio, io per esempio mia acne curavo con plasma lifting, certamente pelle diventa bianca, chiara, si sì, pare tipo bianco bianco, tipo sembra una vampira però bello bello fresco, pelle. Diciamo sì, si rinnova, diventa più in salute pelle e si fa più pelle giovane e certamente nostre donne come si tengono tanto a bellezza e questa cosa veramente manca a noi, a nostre ragazze e per questo io non vado perché non ci sono certe cose quelle che sono abituata, non fanno quando ho sentito che per esempio quando fanno plasma lifting, fanno questo, fanno quell'altra puntura, quelle che più diciamo più tirare pelle, più, per esempio per donne più grandi, diciamo che vogliono diventare più giovani. Non ne sentite queste cose, se ci sono ma costano un sacco di soldi, non c'è questa, non è, secondo me qua estetica non così tanto sviluppata, diciamo, è mia opinione, però non offendo nessuno. Dopo altra cosa che mi manca, diciamo in cose di salute, sono tutte e due cose che vorrei dire. Per esempio, io sono abituata, per esempio, non posso trovare analoghi russi di medicine. Per esempio, se vado in farmacia e faccio esempio, c'è per esempio, io, come io soffro sempre naso turato, io sempre compro rinocidina. Se per esempio trovare analogo di rinocidina qua in Italia è difficile perché unica una medicina che libera naso è rinocidina, altri non ci sono più. E se ci sono, non liberano tanto naso, sono più curativi che liberano naso. E invece in Russia ci sono questo, uno si chiama naftizin, uno rinostop, uno antrianol, qua non ci sono queste cose. E prima cosa veramente quando vengo in Russia, io subito vado in farmacia a comprare cose, quelle che mancano, perché non c'è questo assortimento di medicine e certamente cose, queste cose mi mancano. Per questo magari questa cosa mi manca. E dopo, seconda cosa, che cosa non soddisfate di ginecologhe italiane, ginecologhi italiani, non mi convincono. Sì, magari i maschi possono chiudere le orecchie perché è una cosa più femminile, però io come soffro e ce l'ho i miei problemi.
E sono andata da tantissimi ginecologi, nessuno mi ha convinto, nessuno mi ha dato la cura giusta, tutto sempre al stesso posto, solo dicono fare analisi, ho fatto tantissime analisi, ma non ho concluso niente. No, ragazzi, non mi convince niente questo qua. Io prima cosa quando vado in Russia, subito da farmacia a ginecologo russo, perché là almeno mi possono sistemare, perché qua prendono un sacco di soldi, 120 euro, ma non si conclude niente. Anche mio marito si arrabbia, è normale. Magari tantissime altre donne dicono la stessa cosa, donne russe. Dopo, altra cosa è quella che manca, è stessa cosa, centro benesseri e centri di spa. Sì, in Italia ci sono centri benesseri, però costano tantissimi soldi. E per esempio, come io, per esempio, in mia zona dove io ho vissuto è una zona turistica, tantissimi russi da nord vengono per prendersi la cura, per riposare, per esempio vanno in piscina, vanno a palestra, vanno di acqua, fare vasche di acqua minerali, vasca di bagni di radon si chiamano, è una sostanza che cura malattie femminili, per esempio, e altre tantissime cose, stanza di sale, queste cose qua sì ci sono, ma non sono tante, ci sono anche, non ci sono anche certe cose, quelle che io veramente passate, quelle che fate, questa cosa veramente mi manca, perché e anche costa tanto veramente, non è conveniente. E veramente io ho messo come punto. E dopo, che cosa anche qua mi sembra un po' strano, che non sono ancora, non sono abituata, è una libertà. Mi manca libertà, diciamo, senza limiti. Che cosa vuol dire? Che qua in Italia c'è una strana cosa che non posso abituare mai, che sempre ci sono tutte cose che fanno inorabili. Per esempio a Luna, tutti i negozi, tutte le farmacie, tutti i supermercati chiudono e si aprono alle 5, c'è lo stacco di orario. Per esempio, se voglio mangiare alle 2, non ci arrivo ad andare al bar, al ristorante o al altro posto, perché è tutto chiuso, tutti a riposo. Invece se vado in Russia, tutto aperto. Sì, magari fanno magari turni, fanno cose, ma tutto aperto. In questa cosa ancora io ancora non sono abituata. E un po' mi sembra tutto strano, perché mi piace fare tutto quando voglio fare, non c'è questa libertà. E dopo quella è l'ultima cosa, otto, che volevo dire, calore dentro la casa. Che cosa vuol dire? Che per esempio in Italia, come tantissime tante volte io ho detto che bollette in Italia sono care, allora riscaldamenti sono cari. Io soffro tanto in caso di freddo perché non puoi accendere termosifoni 24 ore su 24, perché arriva bolletta assai, non puoi riempire vasca da bagno perché viene un bollitone di acqua. E come in Russia, noi siamo abituati, russi, che abbiamo termosifoni sempre accesi, sono caldissimi, possiamo fare ogni giorno vasca da bagno, non arriva bollettoni, paghiamo solo consumi, e ancora io non sono abituato a queste cose. Io devo, per forza, se voglio riscaldarmi, devo fare solo la doccia calda, basta. Voglio qualche riscaldamento solo per qualche ora, basta. O magari bombola, qualche stufa, se voglio di più tenere, basta. Queste cose qua. E va bene, queste cose che volevo oggi raccontare, questo che volevo con voi condividere, 8 cose che mi mancano in Italia, 8 cose russe che mi mancano in Italia. Spero che a voi sia piaciuto il mio video. Se avete qualche domanda, se volete lasciare il vostro commentario, potete lasciare il commentario sotto il mio video. E io saluto a voi tutti, è stato un piacere parlare con voi. Ciao, ciao, ciao a tutti, a presto.